Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo gameplay. Quest'oggi ragazzi non vi porto d'okidoki perché purtroppo ho poco tempo a disposizione per registrare e vi sto portando ragazzi questo gioco che si chiama Florence, che mi è stato gentilmente regalato dalla mia amica Alessandra, che saluto e ringrazio, che mi ha vivamente consigliato di giocarlo. Tra l'altro il gioco ragazzi dura soltanto tipo una mezz'ora, mi sembra di aver capito, per cui lo inizieremo e finiremo oggi. Sarà quindi esperienza di un solo video, ma io sono veramente molto curiosa di giocarlo, perché se Alessandra me l'ha consigliato e lei mi conosce bene, vorrà dire che un motivo c'è, e già la musica direi che un pochettino fa presagire che questo gioco sarà probabilmente un qualcosa di veramente molto tenero. Per cui ragazzi vediamo se riusciamo a raggiungere almeno i 50 like per questo gioco, perché ho come il presentimento ragazzi che se li meriterà tutti. E se state per dirmelo, sì ragazzi, ho un brufolo qui, mi rendo conto, però io a differenza di tutte le persone fissate per fargli esplodere preferisco che rimanga lì fino a quando deve. Per cui non perdiamo più tempo ragazzi e andiamo a cominciarlo, facendo ragazzi la premessa appunto che io non so assolutamente nulla di questo gioco, non mi sono spoilerata niente nemmeno leggendo insomma la descrizione su Steam. Andiamo ad iniziarlo. Di sicuro sarà una cosa tipo ragazzi emozionale, emotiva. Capitolo 1. Ok, vita da adulti. Benissimo. Ok, Florence Yeo, quindi è il suo nome, il nome di questa ragazza. Ha 25 anni. Stoppiamo la sveglia. Florence, so benissimo che è dura alzarsi al mattino. Stoppiamo di nuovo la sveglia. Sono le 7:30. Ok. Che figata, dai. Laviamoci bene i denti. Anche che io sappia, ragazzi, si devono spazzolare in verticale ma in orizzontale. Stiamo guardando i nostri social. Perché mai dovrei dare un cuore a questa tizia? Questi due stanno insieme, sono teneri, le do il cuore. Un cane, gli do il cuore. Amiche di festa non mi interessa. Insalata, ma sì dai. Altre amiche sono carine, gli lascio il cuoricino. Interessante cosa. Ok, sono le 9. Siamo arrivati al lavoro, a quanto pare. Tanta. Non so quale sia il collegamento fra questi numeri, ragazzi, sinceramente. Ah, forse li devo accoppiare. Ok, perfetto. 2 e 2 e poi 8. Ok, va bene. Diciamo di sì. Sono fatte le 2:30. Caspiterina. Oh, la nostra mamma ci sta chiamando. Ciao, ma. Com'è? Niente, lavoro e basta, niente di che. Io lo so, mamma, lo so. Sto bene, stai tranquilla, sto benissimo. Non ti preoccupare per me, anche se dirlo a una mamma, ragazzi, è praticamente inutile, perché le mamme sempre si preoccuperanno per noi. Perfetto, è sera. Wow, ma che bontà! Stiamo mangiando del sushi. Veramente buonissimo, squisito, meraviglioso, unico, fantastico, freschissimo. Ok, siamo da soli però a quanto pare, viviamo da soli. Laviamoci i denti, anche se io me li laverò in verticale questa volta, perché è il caso. Ecco qua, a dormire. Un'altra volta, ricomincio un'altra giornata. Ok. Quindi ci hanno fatto fondamentalmente capire com'è la sua vita. Quindi vive da sola, ha 25 anni, è il suo lavoro, è indipendente. Ok, per cui viviamo questi ricordi. Ah, che figata. Macello, casino. Ok, abbiamo trovato qualcosa che ci apparteneva probabilmente quando eravamo più piccoli. Vediamo un po'. Oh... Quando aveva 7 anni, che tenera. Colina, piccina. Vediamo un po' come funziona questa cosa. Possiamo cambiare il colore di questi elementi. Ah, dobbiamo decorarla, tipo la barca. Che meraviglia. Fantastico. Allora, la base la farò tutta così. Meraviglioso. Dopodiché cambierò i colori. Ah, ok, cambiano automaticamente pure sulla...
Sul foglio, ok, allora la lascerò così, che mi piace un po' di più. Quadrato, anzi, ci mettiamo il quadrato, dai. Facciamo un po' più di decorazione, un po' più uniforme, diciamo così, va. Anche se proprio non è uniforme, però. Ah, abbiamo finito, va bene così. Va bene, allora metterò un cuore qua sopra, guarda, così va bene. Farfalla! Una bellissima farfalla! Ah, ok, qua perfetto. Quello che si fa da un lato lo si fa pure dall'altro. Allora farò anche così. E poi mettere quei risini qui. Guarda che bello! Li devo usare per forza tutti? Ma perché devo rovinare? Accipicchia il mio disegno! Oh, va bene così, dai. Tutto fantasioso. Che meraviglia! Ecco. Ovviamente ci obbliga a studiare, a fare i compiti, che comunque non è un male, ma manco bisogna esagerare. 13 più 2, vediamo quanto possiamo essere bravi con i calcoli. 13 più 2 fa 15, e fin qui ci siamo. 4 più 7 fa 11, e fin qui ci siamo. No, 11 in questo caso non è un 4, perché 11 più 5 fa 16. Tac, 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 vai, sfilza di compiti, sfilza di addizioni. E lei ovviamente non è molto contenta, a quanto pare. Oh. Il tempo passa. Ok. Ovviamente le amiche, eh? Per cui è rimasta fondamentalmente sola. Ovviamente, ragazzi, quelle amicizie che uno ha da piccolo magari si illude saranno per sempre, purtroppo non sempre, rimangono tali. Per cui fino ai 25 anni siamo arrivati. Oh, che bello però. È uscito, insomma, personalizzato, ragazzi, come l'ho fatto. Ha rimesso la scatola al suo posto. Ed è diventata nostalgica, probabilmente. Capitolo 3. Musica. Ovviamente, ragazzi, la musica fa sempre costantemente parte delle nostre vite. Benissimo. Ancora queste cazzo è vuoto. Al cagnolino sempre gli lascio like. La gente si embriaca, no? Manco a questi due, mi stanno sul cazzo. Manco a voi, mi state tutti sul cazzo. Oh. Sfiga nera. Mi si è scaricato il telefono. Insomma. Ma che cazzo? Ah, possiamo guidarla, ragazzi. Che bella musica. Da dove proviene? Bello! Ah, aspetta, mi sto a perdere note. Aspettate, aspettate. Ok, la devo guidare un po' più in alto, in basso, insomma. Oh, che meraviglia! Ci sono troppe note! Oh, ecco da dove proviene. Salve, buon uomo. Ok. Oh, la musica e quel violoncello hanno colorato la sua vita. Oddio, non mi dica che si è innamorata. Si è innamorata di quel ragazzo. Amore a prima vista. Oh my god. Ok, abbiamo finito l'atto 1. Incominciamo l'atto 2. Capitolo 4, purtroppo, si intitola Scontro. Scontro con chi? Ah, forse sarà proprio uno scontro fisico. Questo mi è stato a dire. È lo stesso ragazzo. Mettiamo a fuoco. Raga. Mettiamo a fuoco. Ok, qua dovrebbe essere corretto. Eccolo qua, è lui! Oh. Andiamo avanti. Ops. Mi sa che ha sbattuto da qualche parte. Ai ai ai. Ai ai ai, Florence, troppo distratta. Esatto. Il giallo, ragazzi, è il colore ricorrente, è l'unico colore ricorrente almeno fino ad adesso. Aia! Oh, qualcuno mi aiuti! Sono caduta, mi sono fatta malissimo. Raga.
Ci siamo, ecco qua. Meno male che portavamo il caschetto, ragazzi. Ecco perché bisogna indossarlo sempre. Ma che cazzo? Che è sta cosa deforme? È deforme, aiuto! Oh my god, è lui! Oh! Ciao! È lui! Oh! Sì! Oh! Ciao, amico! Ah! Ok, hanno scambiato dei... Ah, quattro chiacchiere. Ah, le ha lasciato il suo numero. Oh mio Dio, che bello. Oh. Ah, che teneri, ragazzi. Oh. Per un intervento del destino, evidentemente si sono incontrati. Lei è caduta la bicicletta, lui l'ha soccorsa. E oh. Ok, lei è visibilmente imbarazzata. Oh. A quanto pare è un po' più sicuro di sé. Ok, dobbiamo. Facciamo un po' di fatica a costruire nostre parole, diciamo così. Suppongo che significhi questo. Nel senso che siamo così imbarazzati. Così imbarazzati da, insomma, non sapere cosa dire. E questo può succedere, ovviamente. Magari lui trova interessante quello che abbiamo da dire. Speriamo sia così. Benissimo. Continuiamo così, senza timore, senza paura. L'imbarazzo sparirà, cara Florence, vedrai. Oh. Cos'è? Ah, ok, sono andati al mercato insieme. Che teneri. Oh, ragazzi, sono tenerissimi. Oddio, Gesù. Che cosa tenera. Tenerissima. Oh. Oh. Vedete, ragazzi, che adesso è più facile, ovviamente, mettere insieme i pezzi del puzzle. Perché? Perché lei ovviamente si sta sentendo sempre più a suo agio, quindi non ha più tanta difficoltà ad esprimersi. Il significato è questo. Che tenerezza. Ma quanto siete teneri. Oh, ecco qua. Nuovo appuntamento. Serata romantica. Oh. Guardate com'è felice lei adesso, ragazzi. Oh. Adesso è semplicissimo, ovviamente più il tempo passa, più si avvicinano, ovviamente. Oh 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 oh, oh. Sta per succedere. Yuhuhu. Oh Gesù. È successo. Oh, che tenerezza. Oh. Alessandra probabilmente immaginava che io avrei reagito così. Entriamo nell'atto 3. Sogni nel cassetto. Probabilmente saranno i sogni che hanno in comune. Capitolo 6. Ah, ok. Oh, di quello. Oh, che bello. Ovviamente lui le parla, appunto, dei suoi sogni nel cassetto, evidentemente comunque di diventare un grande musicista, di esibirsi davanti a tante persone. E lei gli parlerà dei suoi. Ah, lui ancora le sta parlando dei suoi sogni nel cassetto. Ok, quindi di diventare famoso, ragazzi, fondamentalmente, questo è chiarissimo. Di poter fare un suo disco, evidentemente. Lei suppongo abbia ancora il suo posto di lavoro. Ok. Oh. Ok, qual è il suo sogno nel cassetto? Diventare un artista? Diventare una pittrice? Ma che cazzo? Ma perché il mio telefono continua a parlare da solo? Quindi questo forse è sempre stato il suo sogno. Chiaro. Oh. Un altro giorno è andato. Fonte di ispirazione. Speriamo che lo siano entrambi, insomma, l'uno per l'altro.
Ammazza che casino però, amico mio, eh. Ovviamente molto disordinato, ragazzi. Ah, ok. Che bello! Dobbiamo rimettere a posto, ovviamente, la camera. Ha sostituito un'action figure con una pianta. Questa non l'ho capita. E mettiamo questa apposta. Via i calzini sporchi in lavatrice. Zaino, scarpe, tutte cose in mezzo ai piedi. Via. Ecco qua. Dovremmo esserci, no? Puliamo, apriamo. Dovremmo esserci, sì. Ah, l'ha portata a casa sua. Oh, che teneri. Ti piace come la mia stanza? L'ho appena rimessa in ordine. Ok, cosa c'è sotto al letto? Accademia della musica. Ok, ha fatto richiesta per entrare nell'Accademia della musica. Oh oh. E lei dirà: perché non me l'hai detto? E lui si sente un po' in imbarazzo. Oh, e lei ce l'ha portato. Che tenero. Perché ovviamente, ragazzi, bisogna sempre comunque cercare di appoggiare chi si ama nelle proprie scelte, ovviamente che siano scelte giuste per la propria vita. E quindi lei ovviamente lo sta portando a fare domanda all'Accademia della Musica. Così mi sembra di aver capito. Vai, vai, vai! Non avere timore, forza! Che cosa tenera. Oh. Ovviamente lei è molto innamorata ed è anche bravissima a disegnare. Oh, che bello. Ok, capitolo 8, esplorazione. Questi posti cosa sono? Oh! Deve. Oh! Ok, alla galleria d'arte. Dopodiché, dove sono andati? Comunque, sto modo di interagire, ragazzi, è fighissimo, eh? Camminata nella foresta. Che bello, tutte le cose che hanno fatto insieme. Lezione di skateboard. Oh, ha conosciuto la sua famiglia. Oh, bellissimo. Qua che abbiamo? Il primo sushi di Krish. Oh, chissà se gli è piaciuto. E poi? Oh, sono andati insieme ad un concerto. Ah, gli amici musicisti, ok. E tante, tante altre cose. Lei è al lavoro, ragazzi. Sempre il suo lavoro. Perfetto, atto 4. La spesa. Non mi dire che sta andando a parare dove io credo. Spero di no. Ok, parliamone. Ok, ancora, parliamone ancora. Di che cosa staranno mai parlando, ragazzi? E te pareva? Cominciano a discutere, no? Immagino di sì. Ci picchia. Non mi dire che sta andando a parare dove io credo, per favore. Oh, lui è arrabbiato, eh? Stanno discutendo, ragazzi. No, io non voglio che lui abbia l'ultima parola, scusa, eh. Ma oh, ma bisogna venirsi incontro in sta vita, zio. No! Ma dico io. Oddio, raga, stanno litigando. Che cosa brutta. No, no. Si sono arrabbiati. Dai, forza, girati. Krish. Ok,
discutere, specialmente all'inizio, è normale, ragazzi, perché bisogna impararsi a conoscere, ovviamente. Poi l'importante, comunque, appunto, è sempre venirsi incontro in un modo o nell'altro. Speriamo che... Ah, ok, 6 mesi dopo, quindi è passato già un po' di tempo. Vediamo un po'. Ui, 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 ui. Incomincia un nuovo capitolo molto importante, quello della convivenza. Che non è facile, ragazzi, purtroppo, purtroppo. Sono fasi della vita e spesso non è facile, quindi adesso lei ovviamente dovrà condividere i suoi spazi con lui. Per cui penso che per essere equi, ragazzi, dovremmo lasciare lo stesso numero di scarpe di lei e lo stesso numero di scarpe di lui. Per cui allora toglierò queste ballerine qua, metterò le sue scarpe qua. Toglierò queste sue ciabatte orribili e lascerò queste altre scarpe. Perfetto. Non è assolutamente facile. Allora, via la pentola. Metterò questa cosa qua. Questo affare non so cosa sia, sinceramente, quindi lo metterò via. Ammazza tante cose però, Chris. Crisce. Caspiterina. Questo qua. Questo qua. E mi dispiace, ma già non c'è più spazio, per cui questo via e questo via. Spero di stare facendo le cose bene, ragazzi. Ammazza che casino, oh. Ok, spazio per lo spazzolino c'è. Benissimo. La foto con mia mamma che non è tanto felice, sinceramente, non sembra un granché, eh. Allora, la candela la metto via che mi stanno sulle palle le candele. Dopodiché toglierei una fila di libri per mettere una sua fila di dischi. Questa cosa la metto via. Il giradischi potrebbe piacere ad entrambi, spero. Per cui magari toglierò sta cazzo le cose alle gufo e la metterò questa qua. Dovremmo tenere entrambe immagini della famiglia, ragazzi, eh. Via lo skateboard, via questa cosa qua. Via una pila di libri, anche se non sono molto contenta della cosa, per mettere la foto della famiglia di lui. Ok, la vera prova, ragazzi, è appunto la convivenza, perché è dalla convivenza che si scoprono tante cose dell'altra persona e che quindi si scopre se si è in grado di poter vivere insieme. Per cui la vera prova incomincia adesso. Ok, oggi ci sono le audizioni, ragazzi, all'Accademia della Musica. È andata, ce l'ha fatta. Oh, le ha regalato, ragazzi, dei colori per dipingere. Che teneri. Oh. Perché lei l'ha sostenuto, ovviamente, nel suo sogno, e lui comunque la vuole sostenere nel suo. Per cui incomincia il capitolo 11, felici insieme. Benissimo. La sveglia continuerà a suonare. Ok, mangiamo un po' tutto questa roba qua. Fragole, toast, caffè. Ecco fatto. E vai. Lei è contenta, ragazzi, eh? Inviamoli queste due emote. Oh. Perché piangi? Non piangere. Io ti amo. Ti amo tantissimo. Ancora coi cuoricini? Oh. Lei è contenta, ragazzi, è contenta al lavoro. Ah, lavora molto più velocemente, molto più soddisfatta sembrerebbe. Ciniamo insieme. Ok. Togliamolo un po' dal fuoco, poi ce la rimettiamo, non so perché, ma va bene così. Perfetto. Sembra andare tutto gonfie vele, raga, eh? Benissimo. Ovviamente lui è sempre il soggetto, ragazzi, dei suoi ritratti. Lei è molto presa da lui e sembrerebbe che anche lui è preso da lei comunque, eh? Sembrano felici insieme, appunto. Perfetto. Bene così, inizia l'atto 5. Ed eccola lì. Che subentra la routine. La routine, ragazzi, può essere un fattore
che ammazza un rapporto. Se non si è così in intesa, credo che comunque la routine ammazzi appunto i rapporti che non sono così solidi, così profondi fondamentalmente, perché bisogna essere in grado di trovarsi anche nella routine di tutti i giorni. E quindi è passato un anno. Ai 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 ai. Un brutto presentimento. Notate, già non dormono più abbracciati. È normale comunque che col passare del tempo le cose cambino, ragazzi, fondamentalmente. Però non è detto che questo debba per forza ammazzare il rapporto. Ok, lui va all'Accademia della Musica, lei continua a lavorare e a quanto pare non è più produttiva come sempre, come lo era perlomeno quando aveva iniziato a stare con lui. Lui non sembra, non so se è molto contento effettivamente di quello che fa. Nostra madre che ci chiama di nuovo. Ciao, ma non ti preoccupare per me, è un'altra volta. Non ti preoccupare per me, t'ho detto. Lasciami in pace. Sono impegnata, ma in questo momento ci sentiamo più tardi, eh. Niente. Non sono contenti. Lo si vede. Mangiamo questa meravigliosa pizza. Che bontà! È buonissima questa pizza. Che ne pensi, Krish? Un'altra volta. La giornata tipo ci hanno fatto vedere ed ecco qua. Capitolo che non volevo arrivasse. Si intitola Crisi. Il tempo passa. Come sempre. Le cose cambiano. Purtroppo non devono per forza cambiare in peggio, però non è giusto. E si allontanano sempre di più, ovviamente. Ai 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 ai. E quindi questo sogno da cosa viene sostituito? Da un lui, ragazzi, che non è più soddisfatto, non è più contento di questo sogno. Perché? Il tempo passa e quelli sono rimasti sempre lì, ovviamente coperti da altre cose. Quindi, nonostante lui abbia potuto inseguire il suo sogno, non è più contento, mentre lei non ha potuto nemmeno provarci. Litigio. E vai, terribile. Non si guardano più, litigano. Non sono più contenti insieme, ovviamente. Sembra quasi che non si possano vedere, accipicchia. E che cavolo. E dai, un'altra volta. Senti, zio. Ci dobbiamo dare tutti una calmata perché qua le cose così non possono continuare. Tac, tac, tac. Non si incontrano più, ragazzi. Oddio, che cosa triste. Da fare parole su parole su parole che si sovrappongono le une alle altre e quindi è inutile. Oh, ok, qua significa chi avrà la meglio probabilmente. Mi sta mettendo angoscia sta cosa. Oddio, sta musica. Ai 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 ai, oddio raga. Oh, sto diventando insofferente. Niente la fa. Basta, smettetela. Che cosa brutta. Questa cosa purtroppo non sono più disposti a venirsi incontro, questo mi pare ovvio. Tra l'altro i pezzi del puzzle, ragazzi, fra di lei e di lui, non si incastrano più, come potete notare, non si incastrano più.
Mamma mia, che ansia, ragazzi, quella musica è fatta veramente molto bene. Capitolo 15, alla deriva. Ah, Gesù. No, no, i pezzi stanno andando via da soli, ragazzi. È difficile. È difficile rimetterli insieme mentre vanno via. È difficile, accidenti. Ovviamente ormai. È andata, ragazzi, è andata. Non c'è modo di tenerli insieme. Non c'è modo. È inutile. E questa cosa è di una tristezza, direi disarmante, ragazzi, eh? Non c'è modo. Non c'è modo di tenerli insieme. Non c'è modo. Poi così. Poi così. E così. Forza, forza. Non c'è modo di tenerli insieme. Ecco, te pareva. È finita. Lui riprende le sue cose. Non mi ricordo manco quali sono tutte le sue cose. Queste due credo di sì. Questa era sua. Questa era sua. Questa pure era sua. Il giradischi. La statua. I dischi. Madonna Gesù però. Minchia. Triste, raga. È molto triste. Frammenti. Da sola adesso e da sola sempre. Madonna. Chiamiamo nostra mamma. Magari è l'unica che ci sa dire qualcosa di confortante, almeno mi auguro. Così? Beh, finisce così. E bisogna lasciare andare. No. Non si può fare altrimenti. Già. Lo si deve lasciare andare. Sta cosa è straziante, però vabbè. Aspetteremo l'attimo in cui scomparirà del tutto. Ehi, Florence, svegliati, dai. Thank you.
Oh, che bella sta cosa, che tutto ha riacquistato colore, raga. Bellissimo. Ovviamente, certe cose sono tristi, ma purtroppo, ragazzi, nelle relazioni può succedere. Credo che la cosa più saggia da fare, sia a volte quando ci si rende conto di non avere più nulla da condividere, la cosa più saggia è lasciarsi andare. Perché continuare a stare insieme e vivere una relazione che non porta a nulla, secondo me è soltanto una perdita di tempo. Quindi, se le cose dovevano andare così, e lei ha riscoperto la sua passione. E si è dedicata totalmente ad essa. Oh. E si è creata nuovi ricordi felici. Cucinare con mamma. Oh, caspita. Ha vinto un premio, si è unita a un club di disegno. Ha preso un gatto! Oh! Che bello! No, ha aperto il suo negozio! Ma dai, che bello! Che bello! Oh. È cominciato a vivere del suo sogno, della sua passione. Che tenera sta cosa, ragazzi, eh? È arrivato il momento di voltare pagina. Può lasciare il suo lavoro, evidentemente. Quindi prendiamo tutte le nostre cose. Rimasti amici. La portiamo con noi, ovviamente. E vabbè, poi ragazzi, c'è chi. Oh. Cheese. È diventata famosa. Ha realizzato il suo sogno. Che tenerezza, dai. Ha la sua propria galleria, è grandioso. Deve intrattenere gli ospiti nel suo nuovo studio con il micio annesso a un aspetto meraviglioso. Oh. Che bello. Bellissimo. Molto. Veramente molto bello, raga. Io ringrazio Alessandra per il regalo e per avermi permesso di fare questa esperienza di gioco che è stata molto bella e molto significativa. C'è veramente un grosso significato. Il gioco di per sé è semplicissimo, ma è nella semplicità magari che stanno le grandi cose. Quindi un significato veramente molto importante e che riguarda comunque ovviamente la vita, la crescita, l'amore, la gioia, la delusione. Ma cosa più importante, appunto, è voltare pagina, lasciare andare, riprendere in mano la propria vita, fondamentalmente. Questo significa, per quanto a volte essa possa essere dura e possa farci stare male. Quindi, veramente molto molto bello, ragazzi. Io spero che sia piaciuto anche a voi. Che, insomma, siete d'accordo con me riguardo, il suo profondo significato. Che carino, davvero. Poi la colonna sonora è meravigliosa, ragazzi. Davvero molto ben pensata. Bello, bello, bello. Ok. Suppongo che ci riporteranno al menu principale. Ok. Infatti, grazie per aver giocato. Che bello. Abbiamo infatti guadagnato anche il trofeo. Abbiamo finito. E suppongo. Oh, che bello.
Oh. Che bello, ragazzi, fanno vedere i disegni che ci sono, insomma, dietro ai lavori. Scena cancellata. Guardate, ragazzi, com'è profondo il significato di questa, di questo disegno. Tra l'altro, ragazzi, per quanto i disegni siano semplici, sono veramente molto carini. Davvero molto carini. Ecco qua, siamo al menu principale. Ripeto quello che ho detto poco fa, sono stata contenta di aver fatto questa esperienza di gioco perché sono, tra l'altro, ragazzi, esperienze che magari ci permettono anche di riflettere su diverse cose ed è importante. Per cui, questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. E un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!